Ciao Marcello! Ciao Marcello! Arrivederci! Buongiorno! No, ci vuole il Chuck. Devo fare il Chuck, no. Dimmi cosa devo fammi fare. Fammi il Chuck. Chuck! È il miglior Chuck che ho visto ultimamente. Ciao! Ciao! Come stai? Ciao, sto bene. Che ci fai in questo postaccio qua? Allora, io ho portato qua 4 furgoncini pieni di scatoloni di cartone elaborati dai bambini per costruire una casa e tutti gli arredi della casa. E allora? E allora durante i nostri corsi giochiamo con le arti di Associazione Piano Terra, facciamo costruire ai bambini, facciamo fare tanti progetti ai bambini. Questo progetto è un progetto per la realizzazione di una stanza matta. Apri. E c'è la torta! Coltelli, tutte le posate. E questa è la credenza. E qui addirittura la presa elettrica per la lampada. Ed ecco qui la scrivania con tanto di computer, ragazzi. Ma tu che fai? Io faccio un po' lavoro in Atelier Mendini e un po' un'associazione insieme a altre persone e abbiamo dei progetti tra arte, ambiente e artigianato e lavoriamo tantissimo con i bambini e abbiamo un progetto di arti dove lavoriamo, facciamo costruire, dipingere, cerchiamo sempre di trovare far fare ai ragazzi degli elaborati che abbiano una parte di progettazione dove loro possano realizzare le cose con le mani, proprio imparare a usare queste mani e a farle funzionare, a far funzionare la testa per risolvere dei problemi, tipo per esempio dobbiamo costruire una casa di cartone, cosa c'è nel soggiorno? Abbiamo le sedie, abbiamo i tavoli, abbiamo stipiti, abbiamo i piatti, come possiamo costruirli? E si inizia a ragionare su come si possono costruire, quindi gli diamo un po' di tecniche e piano piano loro vanno a costruire e realizzare i loro progetti. Come in questo caso qua abbiamo la nostra casetta di cartone realizzata interamente da bambini dai 6 agli 11 anni. Tutto di cartone, posso dire tutto di cartone recuperato. Ma a me questa casa matta piace moltissimo perché, essendo pensata dai bambini, è piena di invenzioni. Cioè, ci sono sì le cose tradizionali, cioè la lavatrice è pur sempre una lavatrice, ma è vista con questi, diciamo, occhi dei bambini che sono sempre una scoperta, diciamolo. Ecco. Sì, sì. È divertente vedere come loro pensano le cose proprio su loro misura, con le loro inventive, insomma un adulto non potrebbe mai farle così. C'è da studiare tanto su queste cose fatte da loro, noi impariamo tantissimo. È la domanda che volevo farti, grazie.